È la settimana del debutto del Green Pass come strumento indispensabile per accedere nei luoghi di lavoro. Si stimano circa 23 milioni di italiani coinvolti, tra lavoratori autonomi e dipendenti di aziende pubbliche e private. Dal 15 ottobre tutti dovranno avere ed esibire su richiesta il passaporto verde che attesta la vaccinazione anti-Covid, l'avvenuta guarigione dall'infezione o la negatività a un tampone. Chi ne è sprovvisto sarà considerato assente ingiustificato e non riceverà più lo stipendio fino all'acquisizione del lasciapassare e comunque non oltre il 31 dicembre, data in cui termina lo stato di emergenza sanitaria, salvo ulteriori proroghe. La situazione è di preoccupazione, nel senso che purtroppo per le micro, piccole e medie imprese, ancora una volta tutti gli oneri dei controlli sono ricadute sugli imprenditori e quindi anche per aziende che hanno pochi dipendenti, comunque il fatto che c'è il rischio che qualcuno possa non presentarsi al lavoro diventa in questo momento, che è un momento strategico di ripresa in cui dobbiamo fare la differenza rispetto a quasi 2 anni, insomma, in cui l'economia purtroppo ha avuto un grande stop, non era ovviamente il momento più opportuno. Infatti, come precisa il segretario della CNA di Pesaro Urbino Moreno Bordoni, nella nostra provincia tante imprese hanno dai 4 ai 6 dipendenti, per cui se qualcuno non si dovesse presentare perché senza Green Pass sarebbe uno stop importante per l'azienda, che si vedrebbe dimezzare la capacità produttiva da un momento all'altro. Da tempo che questa cosa si sapeva, l'associazione ha informato tutti i propri iscritti da tempo sulle modalità, abbiamo anche fornito un modello organizzativo, insomma, da tenere. I controlli possono essere fatti a campione e quindi non esistono grandi problemi. C'è la famosa applicazione, l'unica riconosciuta, scaricata dal personale che viene incaricato per il controllo, e all'entrata in azienda viene fatta la verifica tramite questa app del cellulare. Chi non può, chi viene controllato e non ha il Green Pass, non può entrare in azienda. E le sanzioni sono salate persino più alte per i lavoratori che per gli imprenditori. Il datore che non controlla il rispetto delle regole sul Green Pass rischia una sanzione da 400 a 1000 euro. Il lavoratore che accede senza la carta verde è invece sanzionato con una multa che va da 600 a 1500 euro. Ad applicarle sarà il prefetto. L'imprenditore ovviamente non può allontanare fisicamente un dipendente che ovviamente vuole entrare ugualmente anche senza il Green Pass. In questo caso l'imprenditore o chi è delegato dall'imprenditore a questa funzione deve avvertire le forze dell'ordine. È stato fatto abbastanza secondo lei? Che cosa si auspica per il futuro? Il vero e unico grande obiettivo dell'associazione è quello di evitare un ulteriore lockdown, un'ulteriore chiusura per le nostre imprese. Sono fermamente convinto che quello che è stato fatto nell'ultimo anno e mezzo per gli imprenditori è insufficiente, intempestivo, e sono altrettanto sicuro che se ci sarà in futuro un'ulteriore chiusura per i nostri imprenditori, il rischio di perderne una percentuale importante è altissimo, e quindi noi dobbiamo scongiurare assolutamente che questo avvenga.